Grazie Piera, grazie a tutte e a tutti voi che siete qui presenti questa sera. Prima di entrare nel merito dei contenuti della legge regionale che è stata approvata il 26 giugno, volevo farvi avere un messaggio di carattere nazionale. La senatrice Marilena Adamo, che si scusa perché non può essere presente qui stasera, ci teneva però a dare una comunicazione, credo importante, che riguarda un'altra assemblea legislativa, l'Assemblea del Senato. Proprio oggi il Senato è stata votata all'unanimità, nell'assemblea, una mozione che sostiene ancora e chiede al governo la ratifica da parte del nostro paese della Convenzione di Istanbul, su cui tra l'altro su cui contenuto stiamo anche raccogliendo qui le firme. Credo un passo importante affinché l'Italia faccia il suo dovere, e in più nella mozione mi diceva era anche contenuto un altro dato importante, cioè la richiesta che il governo continui a finanziare gli interventi e i progetti, il piano di intervento straordinario a sostegno di tutti i progetti che contrastano la violenza sulle donne. Questo è anche questo un atto di indirizzo, ma è una buona notizia anche per la Regione Lombardia, e poi alla fine dell'intervento capirete perché, alla fine dell'intervento metterò anche in evidenza le criticità che pur ci sono anche nel percorso regionale. Come ricordava prima Piera, non bisogna considerare l'approvazione della legge regionale di contrasto al fenomeno della violenza e a sostegno dei centri, delle case, dei servizi di accoglienza per le donne maltrattate una cosa scontata, perché non è, soprattutto in Regione Lombardia, questo risultato non è certo scontato. Noi siamo arrivati all'approvazione in aula il 26 giugno, dopo che già nella scorsa legislatura con gli altri colleghe e colleghi, prima dell'Udeur e poi del Partito Democratico, avevamo presentato una nostra proposta di legge. Nella scorsa legislatura anche l'allora Rifondazione Comunista aveva presentato una sua proposta di legge. Noi come Partito Democratico all'inizio di questa legislatura abbiamo ripresentato la nostra proposta, così ha fatto sella, e soprattutto le case e i centri di accoglienza per le donne maltrattate in Regione Lombardia, che sono una realtà importante e fondamentale, che in questi anni hanno agito e costruito una rete importante senza sostanzialmente il sostegno economico della regione e con qualche sostegno economico di enti locali, comuni soprattutto, in qualche caso province particolarmente illuminati, hanno i centri, le case, la rete dei centri e delle case antiviolenza della Regione Lombardia, aveva proposto un progetto di legge di iniziativa popolare su cui sono state chiaramente raccolte le firme, e questa azione dal basso sicuramente ha facilitato e sostenuto finalmente l'idea che appunto Regione Lombardia non poteva essere il fanalino di coda nel nostro paese, non avendo appunto ancora una legge di contrasto a questo fenomeno. Perché fino ad ora non c'è stata la legge? È vero quello che diceva prima Piera. Non è stata soltanto una questione di volontà di impegno economico. Al fondo c'era un pregiudizio culturale, questo è innegabile, e in qualche caso è stato anche esplicitato da parte della maggioranza di Regione Lombardia.
c'è un tema che attiene alla violenza sulle donne, cioè il fatto che la maggior parte dei casi di violenza avvengono dentro le mura domestiche. I responsabili spesso, molto spesso, sono i mariti, i partner o comunque persone vicine, familiari delle vittime. Il riconoscimento di questo fenomeno e la necessità di azione rispetto a questo tipo di fenomeno sicuramente poneva e forse ancora pone dei problemi, diciamo, ad una maggioranza così ideologicamente marcata come è la maggioranza di governo di Regione Lombardia. Alla fine devo dire che il lavoro che è stato fatto in consiglio, appunto come vi dicevo, è stato sicuramente aiutato dall'azione dal basso. Devo dire che siamo riusciti anche a costruire un lavoro comune con alcune esponenti anche del centrodestra in Regione Lombardia, prima tra tutte quella che oggi è assessore, prima era presidente della commissione, che alla fine di questo appunto percorso aveva presentato anche lei, anche come Popolo delle Libertà, hanno presentato un testo di legge. Questo, diciamo, ha garantito il confronto e poi l'approdo in aula e il voto su una legge che è, a mio avviso, anche a mio avviso, una buona legge. Perché è una buona legge? Perché sancisce dei principi che vi dicevo non scontati. Cioè favorisce una cultura a sostegno del rispetto dei diritti delle donne, riconosce e valorizza le esperienze dei centri e delle case di accoglienza per donne maltrattate. Insomma, cerca di superare lo spirito della norma, quel pregiudizio ideologico che sicuramente, insomma, però a livello politico ancora c'è. La legge prevede un cammino che è anche un cammino complesso e devo dire noi anche abbiamo voluto inserire degli elementi di complessità. Il primo step è quello della necessità di costruire un tavolo permanente costituito al 50%, almeno al 50% dalle realtà, dai centri, dalle case, dai servizi, per cui diciamo dalle donne, in qualche caso anche dagli uomini che in questi anni hanno effettivamente operato al contrasto al fenomeno della violenza. A cosa serve questo tavolo? Questo tavolo servirà per costruire il piano pluriennale di Regione Lombardia contrasto del fenomeno della violenza. Piano pluriennale che dovrebbe garantire una continuità di politiche ed anche una continuità di finanziamento. Il terzo punto è la formalizzazione della rete regionale antiviolenza. Un percorso complesso sicuramente, ma che nel suo intento e nella nostra volontà aveva l'obiettivo di evitare che poi i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia fossero dei fondi distribuiti a pioggia agli amici degli amici, per intenderci, e magari a realtà che nascono solo diciamo, al caso, alla bisogna per ottenere il finanziamento. Noi invece il nostro obiettivo era appunto cominciare a valorizzare quello che già c'è sul territorio e anche sicuramente aiutare la creazione di nuove realtà, ma accompagnate appunto all'interno di un percorso culturale. La legge prevede dei precisi canali di finanziamento su progetti particolareggiati, i progetti relativi alla sensibilizzazione e alla prevenzione, i progetti che sostengono, accolgono e aiutano le donne e eventualmente i figli minori che sono state vittime di violenza, i progetti di formazione e poi anche insomma la
un po' il canale della prevenzione, formazione a partire dalle istituzioni scolastiche e anche le attività di monitoraggio. Cosa non scontata, perché uno dei problemi questo fenomeno è conoscerlo effettivamente in quelli che sono i dati reali. Abbiamo sicuramente i dati delle denunce, ma guardare soltanto il numero delle denunce, noi sappiamo che spesso non corrisponde ad una lettura efficace ed efficiente del fenomeno reale. Molte delle realtà che operano e che hanno operato in questi anni al contrasto al fenomeno della violenza hanno dei loro dati, ma che non sono mai stati messi, se non appunto nella rete dei centri, non sono mai stati, diciamo, formalizzati e messi a conoscenza di tutta la cittadinanza. Per cui avere una vera e propria attività di monitoraggio è anche appunto uno strumento per conoscere a fondo il problema ed affrontarlo, affrontarlo veramente. L'ultima questione riguarda i fondi messi a disposizione, perché poi per fare tutte queste cose che sono previste nella legge sono chiaramente necessari dei fondi. La legge prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno in corso, per cui per il 2012. Però c'è un però. I fondi potranno essere messi a disposizione nel momento in cui sarà attivato tutto questo percorso. La legge, come vi dicevo, è stata approvata a fine giugno. Noi già nella discussione dell'assestamento di bilancio regionale a luglio abbiamo presentato un ordine del giorno, anche quello approvato all'unanimità, in cui si sollecitava la Giunta a mettere effettivamente a disposizione quei fondi, cosa che non è ancora successa. Cioè non c'è stata ancora la formalizzazione del tavolo che dovrebbe dare avvio a tutte le procedure che sono previste nella legge, per cui la prima cosa da fare è questa. Noi ci prepareremo per fare un question time all'assessore e alla giunta per l'istituzione del tavolo. Capite che i tempi stringono e il rischio che quei soldi, almeno per il 2012, possano essere persi c'è, per cui ecco, io vi chiedo qui la stessa attenzione e la stessa sensibilizzazione che tante donne hanno avuto nel chiedere la legge, nel continuare anche da fuori del palazzo a chiedere il finanziamento, perché noi sappiamo che senza un finanziamento le leggi non possono andare avanti, seppur rimane un impianto che è comunque un impianto importante e fondamentale. Grazie.